iscritto a parlare il senatore Candiani. Prego. Eccoci qua. Grazie Presidente. Sì, esordirò anch'io come senatore Dal Mas con un fastidio, un dispiacere, che è quello di vedere un'aula vuota in effetti, a partire da coloro che sul tema si dicono più accalorati e che poi vengono anche in aula a fare dimostrazioni molto, ecco, molto di peso, come direbbero loro. Nella realtà, infatti, di peso ne abbiamo sentito poco anche negli interventi, si è visto più invece un'azione, un atteggiamento che a me non piace, fazioso, provocatorio, tignoso, rigido, per nulla posizionato a cercare una posizione di accordo, ma in tutto incentrato a imporre una propria visione. Guardate bene che imporre una visione, quando si parla di etica, quando si parla di morale, quando si parla di costume, quando si parla anche di diritti, è quanto di più lontano dovrebbe esserci rispetto alle cose che si vogliono fare. Perché è come dire che chi vuole essere tollerante ammette qualsiasi cosa che corrisponda al proprio pensiero, ma quando non corrisponde al proprio pensiero esclude qualsiasi possibilità di accordo. Non è tolleranza questa è arroganza, è un'altra cosa. Ma ha fatto un po' specie, sì, quello che ha detto il senatore Faraone nel suo intervento questa mattina, Presidente, perché quello che ha riportato all'Aula, ovvero quella fotografia, quello scatto malizioso della senatrice Cirinnà che poi ha additato Faraone al pubblico ludibrio, come ci è stato riportato, non denota certamente un atteggiamento tollerante, ma al contrario, e temo che questo purtroppo appartenga a una buona parte dei sostenitori di questo disegno di legge, è un po' l'atteggiamento di chi ammette solamente la propria opinione, predica la tolleranza, ma non è disposto ad accettare l'opinione degli altri. E questo non è un buon presupposto per poterci convincere nel sostenere queste tesi. E l'indifferenza con la quale anche magari la senatrice Cirinnà adesso sta non anche ad ascoltare quello che sto dicendo lo dimostra, dà fastidio, lo so, va bene, ce ne faremo una ragione. Noi sappiamo di garantire agli italiani però una cosa, Presidente, la tolleranza è il principio fondamentale in ragione del quale qualsiasi cosa che noi votiamo in quest'Aula deve essere sempre improntata. Quando noi siamo al governo siamo tolleranti, rispettiamo, siamo liberali, accogliamo le idee degli altri. Sappiamo che a una parte di sinistra questi concetti sono estranei, non ce ne facciamo una ragione ma continuiamo nella nostra battaglia di libertà. E già, perché si mescolano altrimenti gli elementi e ci si confonde anche su quello che è il principio che dovrebbe ispirare questo disegno di legge. Dovrebbe ispirare, dico, perché così pare non essere. Ma chi non è d'accordo a fare delle leggi che obblighino a rispettare? Peraltro siamo in un paese nel quale il diritto non si fonda negli ultimi 10 anni, ma a secoli alle spalle di storia e a secoli alle spalle anche di storie di tolleranza. E quindi si fa un po' fatica a vedere questa esacerbazione delle espressioni come se fossimo in un paese tribale nella quale si sta iniziando a mettere qualche piccolo tassello di leggi per imporre il rispetto delle altre persone. Non è così. L'altro giorno mi sono trovato a un dibattito nel quale la controparte argomentava che serve il DDL Zan approvato così com'è, parola, per impedire che ci siano ancora omosessuali o transessuali o altri picchiati per le strade. Ma che cosa stiamo dicendo? Per le strade non deve essere picchiato nessuno. Non è che se sei di una categoria, se sei interista o milanista, hai diritto a non essere picchiato, se sei juventino invece devi essere picchiato. Non è che sei bianco puoi essere indenne dalle botte, se sei nero devi essere picchiato. Ma cosa stiamo dicendo? Questo tipo di categorie non può esistere in un paese civile. Tutti hanno il diritto di essere liberi e di essere tutelati. Allora, è questo paradosso a cui stiamo arrivando, a mettere delle categorie che non sono privilegiate, forse fossero quasi protette, come se ci fossero delle categorie che hanno meno diritto ad essere tutelate rispetto alla discriminazione. No, la discriminazione non deve esistere nei confronti di alcuno, parlando ovviamente in termini positivi. E allora noi l'abbiamo detto e lo stiamo dicendo in tutti i modi. Troviamo un'intesa. Ci è stato opposto un argomento. In commissione il disegno di legge è rimasto per 9 mesi, evidentemente non c'è volontà di arrivare a un'intesa.
Presidente, nelle commissioni del Senato come della Camera ci sono disegni di legge su qualsiasi argomento, dall'handicap fino ad arrivare all'economia, dalle tasse, passando attraverso i diritti sociali, che sono da inizio legislatura in attesa di essere mandati nelle aule ed essere dibattuti. Penso a quella sul caregiver, per avere un esempio. Il disegno di legge presentato dal sottoscritto era il numero 7 della legislatura, mutua da quello fatto dalla senatrice Bignami nella precedente legislatura. Non è neppure stato abbinato, tanto per avere un'idea. Allora, non argomentiamo in maniera faziosa. Diciamo invece in maniera molto corretta che se c'è una volontà politica le cose si fanno. Un adagio dice che la politica è l'arte di rendere rotondo ciò che è quadrato. Tutto si può fare, basta volerlo. È evidente che se nei 9 mesi passati non si è trovata un'intesa è perché non c'era una volontà di trovare un'intesa. Da una parte o dall'altra può essere. Certamente noi dichiariamo, e lo stiamo dicendo in tutti i modi, di essere disponibili a cercare intesa sul merito dei fatti. Può essere fatto nelle prossime 2 settimane? Abbiamo visto stamattina respinta la sospensiva in questo senso. Può essere fatto ancora nel termine di arrivare a una stesura di emendamenti condivisa? Certo che sì. Credo che sia da cogliere il messaggio che arriva da quel 136 130, contro 135 di questa mattina, perché è evidente che quando anche la legge dovesse passare per un voto, quando passa con un voto di scarto vuol dire che stai portando avanti qualcosa di divisivo, qualcosa che non ha avuto la capacità e non è stato improntato per mettere assieme e riunire. E allora a questo punto è evidente che l'obiettivo è solo quello di mettere una bandierina politica, ideologica, che nulla ha a che fare col merito. Su questo devo riconoscere una grande capacità mediatica, certa parte di sinistra, nel vendere i titoli. Vedo il senatore Cangini che mi ricorda i giornali, come chi vende i titoli sui giornali senza guardare poi a quello che sta scritto nell'articolo stesso. C'è chi è capace di farlo, qualche giornale fa addirittura le fotografie e poi mette tutto il resto sotto in secondo piano. No, Presidente, noi abbiamo bisogno di parlare del merito. Il Presidente Ostellari ha dato una eccezionale dimostrazione di buona volontà e di pragmatismo. Ecco, partiamo da quegli elementi. Ne cito solo uno, l'articolo 4. Che dovrebbe essere un presupposto di pluralismo. Articolo 4 recita appunto pluralismo delle idee e libertà delle scelte. Recita, ai fini della presente legge sono fatte salve la libertà di espressione di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, virgola, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Vede, Presidente, metta adesso che un ascoltatore all'esterno, ascoltando quello che è il mio discorso, che ritengo improntato a una significativa pacatezza, vada poi a compiere dei gesti estremi di intolleranza. Tranquillamente, seguendo questo percorso, un magistrato potrebbe chiamarmi a rispondere ritenendo che io abbia istigato quella persona a commettere un atto di violenza, pur essendo totalmente disgiunto il fatto dal contenuto e dalla portata delle mie dichiarazioni. Che cosa sto dicendo? Che con questa legge voi state introducendo non dei limiti di tutela delle persone, ma state introducendo dei limiti di libertà alle persone. Nel momento in cui si mette nelle mani di un magistrato la scelta se una tale affermazione può essere foriera di atti di odio o di istigazione all'odio, ripercorriamo delle strade che abbiamo già visto distorte poi all'interno dei tribunali, per le quali alla fine una persona che nulla ha a che fare con un atto di violenza per questioni politiche viene chiamata a rispondere in tribunale. Ecco, questo non è libertà, questo non è tutelare le persone, questo nulla c'entra con la tutela e il rispetto che si deve dare a chi ha una sua idea politica piuttosto che una sua idea di stile di vita, piuttosto che una sua condotta di amore sessuale o omosessuale. Questo significa comprimere i diritti. Allora, noi lo stiamo dicendo in tutti i modi, Presidente. C'è ancora tempo, c'è ancora spazio per trovare un'intesa. Bisogna trovare un'intesa, altrimenti è evidente che al Partito Democratico e a certe ali estreme della sinistra interessa semplicemente piantare una bandierina, andando poi con questo ad aprire delle falle significative nella tutela della libertà delle persone, di tutte le persone, Presidente, senza alcuna distinzione di sesso, senza alcuna distinzione di genere, perché la libertà o appartiene a tutti o è una negazione che viene a subire chiunque di noi. Grazie.